Ma intanto sento molto la mancanza di Vittorio qui accanto a me, che se non altro ci divano le risposte, invece è tutto sopra le mie spalle. Lui mi ha telefonato anche ieri sera e vi manda un gran saluto, perché qua siamo stati anche passati insieme. E speriamo di tornare anche l'anno prossimo insieme, questa volta. Ma sai, noi... Guarda, ultimamente a Cannes hanno celebrato il 100° anno dei fratelli Lumière, fratelli che hanno inventato il cinema, due fratelli. Allora hanno chiamato noi, i fratelli Dardenne e i fratelli Cohen, fratelli che fanno cinema, e hanno fatto una bellissima serata tutti insieme, celebrando i Lumière e questi fratelli discendenti. Parlando con i Dardenne e parlando con anche Cohen, con il tipo di lavorazione diversa, perché le riprese ne fa più uno, ma i Dardenne invece no, sono tutti e due attaccati alla macchina. E allora ci siamo detti, primo, che non c'è una perché, come è successo, non si sa, è un caso, un mistero che è capitato, inspiegabile, soprattutto alle mamme nostre e di loro, che non capiscono, conoscono i figli, dice, no, credevamo di conoscerli, perché credevamo che siete stati andati per la vostra strada, invece andate insieme. Quindi le mamme sono più stupite. Noi siamo anche abbastanza stupiti di questo che ci accade, però il cinema è un modo di esprimersi che poteva permettere questo, perché se vuoi pensare da quante creatività è fatto un film. No, un regista lo fa tutto da solo, lo fa insieme agli attori che sono determinanti, al direttore della fotografia, ai costumisti, quindi lavorare in due è abbastanza normale. Allora vi racconto una cosa che l'ho raccontata, io sono vecchio, l'ho raccontata in tutto il mondo, quindi forse lo sapete già, ma racconto. Zavattini era lo sceneggiatore di L'aria di biciclette e di Umberto, dei film di De Sica. Noi conoscevamo Zavattini e mi ricordo che leggemmo la sceneggiatura di Umberto D. Poi vedemmo il film. Allora Zavattini diceva, senti, ma questo film, le idee sono tutte tue. Ma, quindi di chi è il film? È tuo o di De Sica? La sceneggiatura non vive da sola, quindi non esiste letterariamente se non c'è il regista. De Sica senza di me non esisterebbe. E poi la battuta, ripeto tante volte, disse, quando vai al bar e prendi un cappuccino, tu non sai dove comincia il caffè e dove finisce il latte. Se ti piace il cappuccino, bevilo, non rompi il cazzo.